Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua, prontissimi, un'altra puntata di Gocce di Tè sta per iniziare. Io sono Silvia Mariani, come sempre, vi accolgo nella nostra sala da tè virtuale, quella delle 5, quella un po' particolare. Oggi cambiamo ambiente e cambiamo anche genere, perché insomma abbiamo lasciato una serie di fanciulle che sono state nostre ospiti, ogni tanto qualche maschietto lo portiamo così almeno equilibriamo. Quindi io vi presento subito l'ospite di oggi che sarà qua in nostra compagnia e che vi farò conoscere, che è Matteo Venneri, un cantautore. Benvenuto Matteo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Allora, sappi che hai un bel ruolo importante oggi perché tu sei ufficialmente il primo cantautore di quest'anno. Abbiamo avuto ma forse no, era l'altro anno. Damantio era l'altro anno, quindi sei quello del 2023. Sappi che, giusto per non farti venire l'ansia, perché ti voglio No, qua no, bello tranquillo. ne sono onorato, guarda. Allora, prima di tutto direi, visto che magari non tutti gli ascoltatori ti conoscono, ti chiederei, Matteo, due paroline su di te, quindi chi sei, al di là della parte cantautore, che ne parliamo bene dopo, chi sei, chi è Matteo nella vita? Chi è? Allora, Matteo nella vita, parlo di me in terza persona. Puoi darti anche del No, voi maestatis, quello che vuoi. sì, adesso valuto, diciamo, un po' così. Allora, beh, sono un friulano, un ragazzo friulano di 32 anni, friulano non doc, quindi metà calabrese e metà friulano. Urca, che bel miscuglio particolare. Esatto, e come tutti i musicisti, come tanti, nella vita ci tocca anche lavorare nel settore non musicale, quindi un lavoro normale come tante persone. Ok, vabbè, ci vuole, bisogna campare tutti, no? Sì, Quindi, esatto. vabbè, però adesso cerchiamo di, insomma, dare un po' spazio a questo tuo invece vena artistica, perché alla fine tu sei annoverato fra gli artisti, insomma, il cantautore ha una duplice valenza, no? Musica, ma anche parole, quindi, insomma, è importante. Direi innanzitutto, perché tu, insomma, di lavoro fai tutt'altro, una cosa che proprio non c'entra nulla con la musica, forse un pochino con la matematica, però per il resto siamo fuori. Esatto. Nasce come la passione della musica? Immagino avrai studiato. Sì, allora diciamo che la passione per la musica, in particolare per questo strumento, la chitarra, è nata molto prima della scelta della scuola superiore, quindi circa le medie, dove ancora non si sapeva che fine avrei fatto. E quindi da lì è partito tutto e poi con vari, diciamo, momenti belli e momenti brutti sono riuscito a tirare avanti questa passione, perché tra una cosa e l'altra comunque capitano i periodi in cui rischi di appendere lo strumento al muro, come si dice, proprio per un po' mancanza di tempo, un po' mancanza di determinazione, mettiamola così. Beh, ci può stare, insomma, gli alti e bassi della vita sono un po' quelli che regolano, no? Tutto il nostro essere. Poi, dunque, tu nel fuori onda mi parlavi proprio che tra l'altro hai studiato anche come autodidatta. Allora, SNI, diciamo che ho preso lezioni per un 14 anni con un insegnante privato e poi comunque dopo quel periodo potevo anche permettermi di passare come autodidatta. E poi ho preso anche lezioni di canto comunque nel tempo. E beh, vedi, l'avevo detto io, un po' un artista, no? A 360 gradi. Ascolta, una piccola curiosità, Matteo, come hai iniziato? Ovvero, qual è stato il tuo primo genere, diciamo, che ti ha portato questa passione per la musica? Primo genere, Bella allora, domandina, sì, è una bella domandina, esatto, perché devo tornare molto indietro nel tempo. non so, adesso può essere, non so, il blu. Di solito si approccia sempre o il rock, perché insomma chitarra elettrica, tendenzialmente quello, ci può stare un po' di blues anche. Sì, allora hai centrato il punto, perché proprio per questioni di insegnamento
si parte sempre col blues e rock proprio a livello didattico. Quindi comunque ho scoperto questa mia affinità per quel genere durante l'insegnamento. Quindi non ho mai puntato ad esempio al metal o al punk oppure al funky, mi è risultato un po' tutte cose un po' ostiche, mentre Ok, sì, questi altri infatti due di generi li ho solito, vissuti con più. infatti la chitarra elettrica di solito si divide o blues rock oppure il metal, quello bello pesante. Quindi immagino che tu sei un po' partito con Jimi Hendrix, Clapton, insomma, immagino quel mondo lì. Ok. Esatto. Poi i grandi gruppi rock, insomma. Bene, bene. Poi che altro dire? Boh, i grandi gruppi rock, quelli più famosi, insomma, quelli che si studiavano, Guns N' Roses e AC/DC, e Vabbè, sì, penso poi anche da Dire Straits, Pink Floyd, fino a Queen. Io esatto. penso che siano un po' tutti, sono un po' quelli, insomma, a cui siamo anche noi un pochino più vecchietti legati. Vabbè, non tanto vecchi, dai, alla fine non ci sono tanti, ci sono 10 anni di differenza, quindi abbiamo un po' gli stessi ambienti musicali, dai, in comune. Poi Quindi, insomma. ovviamente col passare del tempo si è passato da quei gruppi a singoli artisti, musicisti anche un po' virtuosi, quindi Satriani, Stevie, quindi cose un po' più tecniche legate appunto al chitarrismo. Ci può stare, ci può stare. Mentre invece qui abbiamo un ruolo da cantautore, quindi vuol dire Esatto. che ti sei avvicinato anche proprio alla scrittura. È successo in contemporanea oppure è nata dopo? Di solito nasce sempre, almeno con chi ho parlato io, che fa anche autori, nasce sempre un pochino dopo. Infatti hai ragione, è successo dopo che ho finito le lezioni di chitarra, che quindi militavo in qualche band a seconda del vento, e è capitata l'ispirazione, perché comunque si presentano i concorsi musicali a cui si partecipa e quindi serviva un inedito. Allora da lì chi scrive, toccava sempre a me. E quindi da lì sono partito, diciamo, ho notato questa affinità e via. E da lì è iniziato, insomma, il tuo percorso. Com'è scrivere? Perché penso che ci sia anche una sorta di responsabilità, no? Poi anche verso magari gli altri componenti del gruppo, perché non è una cosa che si improvvisa, non è come dire, vabbè, mi metto lì, scrivo un libro, no? Quindi immagino che ci sia tutto un percorso anche di arrivo al prodotto finale diverso. Sì, allora diciamo che scrivere all'interno di una band è di sicuramente diverso che scrivere per se stessi e basta. Nel senso, devi tener conto marginalmente anche dei ruoli da assegnare ad ogni componente. Quindi se sono in grado appunto di eseguire la parte che hai pensato, eccetera. E poi il testo, insomma, che segua un po' la linea ideale del gruppo, più che non magari del singolo autore, mettiamola così. Ok, tu parti prima dalla musica o parti prima dalle parole? Sì, parto prima dalla musica, cerco una melodia e poi su quella melodia inizio a scrivere secondo l'ispirazione. Allora, Matteo, io adesso ho un compito per te. Non ti puoi sottrarre, è particolarità di questo programma attribuire anche un'essenza. Quindi, mentre adesso noi facciamo ascoltare un po' di musica ai nostri ascoltatori, tu hai il imperativo categorico, devi, o meglio, ti chiedo di pensare ad un'essenza che può essere un aroma, un profumo, insomma un odore particolare, che possiamo legare alla tua musica, che può essere al tuo stile di musica, insomma a qualche cosa che possa darci anche una sensorialità di questo Matteo Venneri. Noi qualche minuto e poi ne parliamo insieme. Va bene. Dopo un po' di musica non possiamo fare altro che parlare di musica. Oh, era mesi che volevo dirlo. Grazie Matteo perché mi hai regalato una piccola emozione questo pomeriggio, perché insomma io ci tengo a queste cose. E quindi adesso noi parliamo di musica, perché abbiamo Matteo Venneri che è un cantautore friulano
che oggi ci fa compagnia, lo stiamo un po' scoprendo, ma abbiamo ancora un po' di cosine, però adesso ti devo chiedere se hai fatto il compito che ti ho dato prima, se no ti mando fuori in Allora, punizione. sì, professoressa, ho fatto il compito. Benissimo, allora ufficialmente ti chiedo qual è l'essenza di Matteo Venneri. Allora, l'essenza. Va bene, allora, diciamo che ogni canzone che ho prodotto, secondo me, c'ha un'essenza diversa. Non riesco a trovare un'essenza comune per ogni canzone. Ci ho provato, non ci riesco. Passiamo da essenze un po' più piccanti, un po' più toste, a delle essenze più raffinate, tipo odore di fieno, di spazi aperti e di, diciamo, profumi ambientali, chiamiamoli così. Buono. Sì, quindi è molto ampia come visione, no? Mi piace anche appunto saltare dal piccante a una cosa un po' più tenera. Beh, però è giusto, perché se ci pensi fai tante canzoni, quindi ogni canzone comunque ha un proprio cuore. No, perché poi tra l'altro tu scrivi anche, quindi sicuramente ci sono emozioni diverse, ci sono sensazioni anche che credo tu voglia trasmettere attraverso la musica, e giustamente forse un unico sapore, un odore per tutti sarebbe quasi, no, limitativo, forse attribuirlo genericamente, quindi. Diciamo che sto usando sempre la parola diciamo, va bene. Ma non importa, ma qui non ci interessa. Se vuoi lo dico anch'io, diciamo, dai, così almeno ti faccio sentire. Ok. Perché voi non lo sapete, cari ascoltatori, ma lui è un timidone. Infatti, io ho detto: guarda, che adesso, ora che ho scoperto tutto ciò, diciamo che io lo farò apposta. Perché io voglio Sì. farti emergere. Allora, veramente, nel fuori onda abbiamo parlato tanto. Anche prima, insomma, di andare qui in radio, di andare in diretta, ed è veramente una bella persona, una persona che capisci che ha davvero una passione dentro. Poi sappiamo bene che il mondo della musica, ahimè, che purtroppo qui in Italia è un pochino risicato, quindi bisogna un po' sgomitare, no? Per emergere. Però, quando ci sono questi talenti, perché alla fine chi ha questa voglia di trasmettere qualcosa, di comunicare con la musica e con le parole, è giusto anche riconoscere dove ci sono i talenti. Per cui ho detto: ma cavolo, tu sei abituato a scrivere e scrive anche bene, fidatevi. Poi andate a ascoltare, vi mettiamo il canale di YouTube, vi mettiamo insomma, la lista su Spotify, perché fa veramente dei bei testi, delle belle canzoni, una buona musica. E fidati che io non lo dico raramente, che sono molto selettiva sulla musica, e poi non ce la racconta. E ho detto: eh no, Matteo, adesso tu vieni in puntata e ti devo far parlare. Hai capito? Sì, ho capito, ho capito. Ma d'altronde, come hai detto tu, uno può pensare che sale sul palco e scrive testi e canta, eccetera, non può essere timido. Invece nasce così, e però qualche volta anche il suonare fa la magia, fa la trasformazione radicale che non ti aspetti. Quindi vedi, è un invito in più per andare ad ascoltare la tua musica. Noi lo diciamo dell'invito perché, insomma, i nostri ascoltatori ormai lo sanno benissimo che noi abbiamo scelto di non trasmettere brani coperti da SIAE, non perché non vogliamo riconoscere i diritti, ci mancherebbe, ma perché la radio, proprio come potere che ha divulgativo, vuole portare alla luce quelle che sono anche gli artisti indipendenti, che magari non si possono permettere di farsi molta pubblicità, eccetera. Quindi la nostra, diciamo, la nostra programmazione di palinsesto radio musicale soprattutto verte un po' su quello, quindi dare veramente voce anche ad artisti sconosciuti, ma che sono veramente dei bravi artisti. Nel caso di invece di Matteo, vi invito proprio ad andare ad ascoltare la playlist. Tanto c'è anche il canale YouTube, quindi insomma qualche video c'è tutta la lista bella su Spotify. Quindi già che mettete il mi piace della radio, andate anche a seguire lui, così fate due azioni, due buone azioni. E
e ascoltatelo veramente, perché rispetto a sentirlo, che fa parlare solo me quando il protagonista è lui, invece oggi fa parlare tanto me, dobbiamo ascoltare te, caro Matteo. Fai ma un non po' volevo indisciplinato. Interrompere, non volevo Bugiardo, interrompere. bugiardo, ti fa comodo che parlo io di te. No, davvero, è veramente gustoso, potrei dire, ascoltarlo, perché ha una buona musicalità e vi consiglio di ascoltare molto, molto bene le parole di alcuni testi. Vero, Matteo? Sì, assolutamente sì, perché adesso parlo un po' perché sennò poi si arrabbia. Bravo. Allora, sì, certi testi sono interpretabili secondo me. Magari io li ho visti in un certo modo e ho interpretato questa cosa, però uno che ascolta musica magari reagisce in maniera diversa. Perché li ho fatti così. Proprio interpretabili. Giusto, la parola giusta è quella. Quindi non ti vincola a un'unica interpretazione, ma anzi ti lascia spazio anche alla tua fantasia. Perché è giusto, giusto così, a meno che uno non abbia proprio voglia parlare di politica, allora lì si parla solo di politica. Non è il mio caso, ma va Bravo, bene. infatti quello che apprezziamo della tua musica è che non cita la politica. Beh, ecco, già solo per quello sei una persona da apprezzare, perché no, comunque è vero, nel senso anche nel fuori onda parlavamo con Matteo del grande potere che ha la musica, no? Nel suo caso, per esempio, adesso noi ci abbiamo scherzato, ma una persona molto timida che nel momento in cui va sul palco perde. Cioè, io credo che entri proprio in questo mondo tuo fatto di musica, fatto di emozione, di suonare e basta. Esatto, e potrei starci ore senza problemi, ovviamente fisico permettendo, ma insomma, ci siamo capiti. Esatto. Ma ascolta, l'emozione più bella che hai provato o in una canzone o a scriverlo? Se non è diverso, ce n'è una in particolare che dici: guarda, se ti dovessi raccontare la più bella emozione che mi ha dato, ti direi questo. Sì, ecco, infatti se dovessi raccontare la più bella emozione che ho provato, è successa qualche settimana fa, quindi proprio una cosa che non mi aspettavo, a questo concorso che ho partecipato in provincia di Pordenone, dove stavo appunto presentando il mio ultimo disco e tra il pubblico vedevo una persona che non conoscevo, non ho mai conosciuto appunto al di fuori di quell'ambito, che stava cantando le mie canzoni e sapeva le parole a memoria. E lì non ci ho visto, non ci ho capito più niente quando l'ho vista, perché è stata proprio la prima persona che Che mi è capitato così e bello! mi ha fatto provare una cosa indescrivibile. E infatti la ringrazio tantissimo perché vuol dire che ha apprezzato. Ma poi non gli hai parlato? Non so, non gli hai Sì, chiesto che. chiaro, Ah, sono ok. andato. Ovvio, ha voluto comprare il mio disco, quindi comunque c'è stata una conversazione. Però comunque è una brava persona, era una donna che sapeva le parole a memoria. Quindi. Ma che fantastica è questa notizia, che bello. Sono sicura che sei rimasto super contento. Anzi, guarda, colgo l'occasione perché io vorrei che tu questi momenti ne avessi molti, molti di più. Diciamo che io mi faccio da portavoce di tutti noi della radio affinché questo avvenga magari anche velocemente, perché fa sempre piacere non aspettare anni, no? Sì, Per fare le chiaro. congratulazioni. No, dai, bello, bello. Mentre c'è una difficoltà adesso, al di là del fatto che insomma, la distribuzione musicale in Italia è un po' carente, ne abbiamo detto, però c'è secondo te una difficoltà maggiore che puoi incontrare un cantautore all'interno di questo mondo? È una difficoltà maggiore, sicuramente, boh, secondo me è la difficoltà che accomuna tutti. Credo, riguarda i posti dove potersi esprimere, in sostanza, cioè spazi a cui puoi partecipare, perché sono sempre più limitati, hanno tante regole, quindi non riesci mai a esprimerti come puoi.
Quindi devi sempre metterti dei limiti. Non so se ho reso l'idea. Sì, nel senso c'è, purtroppo quello è il lato sempre quasi burocratico, no, della musica. Ma tu giri anche l'Italia o fai solo il nord Italia, cosa meno, insomma? No, ho girato solo un po' in Friuli, per il vero, Ah, non sono uscito dalla regione. ok. Allora, attenzione, perché qui scatta direttamente il momento. Ascoltatori, chi di voi deve organizzare qualcosa, ricordatevi che c'è anche Matteo in Friuli, che il Friuli penso che non sia così tanto, come dire, aperto lato musicale. Adesso mi tirerò tutte le ire dei friulani. Vi voglio Non bene, importa, friulani, però là che parlino. diciamo che non è proprio un mondo super, come dire, super musicale. Può starci come definizione? Dai, è abbastanza Sì, diplomatica. Cioè, non ci ci sono sta, tante occasioni, diciamo la verità. no, devi andare quasi a supplicarle. Ti tocca magari anche venire a compromessi che devi suonare gratis, se no non ti fanno suonare, oppure devi pagare tu per andare a suonare, che è una roba assurda. Quindi sì. Questo, ecco, questo qui vorrei cogliere l'occasione proprio di questo tuo spunto, perché questo secondo me è un tema importante che accomuna non solo te, e tu sei anche abbastanza giovane, no? In questo ambito qua, ma Insomma. accomuna molte realtà, perché bisogna davvero dare più spazio agli artisti che vogliono emergere, che non hanno magari la super casa discografica alle spalle, perché quando le hai è tutto molto più facile. E secondo me potrebbe essere un bel monito questo momento qua in trasmissione per portare la voce a chi solitamente ha poca, no, capacità di farsi udire. Per cui usiamo davvero questo spazio in radio per ricordare che quelli che sono gli artisti nascono dalle strade, nascono dal. Poi lo sapete benissimo, il valore della radio, noi scegliamo proprio di andare a cogliere quelli un pochino più nascosti perché vogliamo darne voce. Ecco, Matteo, secondo me, è un buon esempio di dove c'è della bravura, ma che però purtroppo forse la mercificazione, no, musicale ti tappa un po' le ali. È un po' tanto, perché comunque accennavi appunto anche alle case discografiche, ci sono un sacco di realtà indipendenti, come immagino tu sappia, e non solo le big. E anche lì sembra che sia tutto rose e fiori, che magari impressioni a casa discografica indipendente sei a posto, ma ti posso dire per esperienza personale che non è così, nel senso che anche queste realtà si aspettano da te la maggior parte dell'investimento proprio economico, quindi cioè, uno deve essere, come dire, deve avere per forza un altro lavoro da qualche parte per poter emergere, nel senso non investono su di te realmente, investono marginalmente, mettiamola così, ti Allora, aiutano. guarda, Matteo, l'unica soluzione adesso, prima di andare in pausa, io lo decreto, è organizziamo qualcosa così vi facciamo sentire Matteo che suona. Ascoltatori del Friuli o anche di zone limitrofe, magari anche di qualche regione limitrofa, organizziamo qualcosa. Dai, noi ci impegniamo come radio a fare un bel evento, così veniamo come radio, veniamo con gli speaker, facciamo un po' di casino, che ogni tanto ci piace pure, e chiamiamo. Anziché chiamare i super big, noi chiamiamo Matteo e così ve lo facciamo sentire dal vivo. Cosa dici, Matteo? Potremmo anche pensarci. Guarda che qui le proposte, poi alla fine noi andiamo a realizzare. Una ragazza ci ha detto: venite alla nostra mostra e noi stiamo già organizzando il tutto. Quindi preparati, Ah, perché fantastico. se poi lanciamo un'idea e viene accolta, attention, perché poi ti vogliamo davvero. Non è che dici no, vabbè, eh. Datemi il tempo magari di organizzarmi perché sì, essendo da solo devo un attimo Ma noi ti diamo tutto quello che vuoi, organizzare. caro. Tanto guarda, abbiamo Paolo, che anche lui è uno dei nostri speaker, che è un altro chitarrista e che Fantastico. quindi potremmo anche mettervi in contatto e farvi conoscere, chi lo sa, chi lo sa. Ah, boh, guarda, sono favorevole alle, come si dice, band occasionale. Esatto, il gioco di parole. Va bene, dai, su questo gioco di parole noi andiamo a giocare con un po' di musica, quindi vi lasciamo ai nostri brani, poi ritorniamo perché adesso c'è la parte del futuro, lui pensa di svignarsela così e di salutare tutti, invece no, dobbiamo ancora parlare di qualche progettino futuro. A tra Sì, non mi poco. lascia scappare. No, figurati ormai, sei qua, ti teniamo qua incatenato.
Allora, qui tra festival, programmi vari, veniamo a Gorizia, andiamo di qui, andiamo di là. Amministrazione di Gorizia, se ci ascoltate, boh, mettete una buona parola, dai. Ce l'abbiamo lì, Sì. insomma, su. Dai, che siamo vicini anche alla Slovenia, quindi magari una bella seratina ci sta. Allora, caro Matteo, noi adesso sì, anticipava prima che, insomma, qui adesso bisogna pensare un po' al futuro, no? Della tua musica, che poi, tra l'altro, stavo giusto dicendo adesso in fuori onda a Matteo che lui non è che fa una musica che è veramente di nicchia, perché uno, sai, potrebbe dire, vabbè, fai musica classica, no? O magari fai quel jazz un po' sperimentale che ci può stare, che abbia magari un filone di nicchia, ma in realtà sono, come dire, aspetta, adesso dico, recenti no, ovvero sì, non si avvicinano alla trap, ve lo dico subito, non pensate quello, però diciamo che è molto musicale, molto roccheggiante. Sì, confermo quello che dice. Meno male, perché se dicevi no mi preoccupavo, ho detto chi ha ascoltato fino adesso? Non tutte le canzoni sono proprio roccheggianti, però quel filino lo si percepisce Dai, sempre. no, non siamo né nel trap né nel neomelodico. No, Quindi diciamo decisamente no. che già credo che si abbia un pubblico adulto che ti segue, perché secondo me sugli over 30 potrebbe essere già un pubblico tuo di target, perché i giovanissimi mi sa che Ciao. seguono di più. Ecco, ciao, proprio ciao. Però, insomma, come la vedi tu la parte un po' così di questa musica, secondo te? Perché ultimamente ci sono un po' di dati che dicono sulla parte libri che diciamo che i giovani hanno ricominciato un pochino a leggere, quindi parrebbe che c'è uno spiraglio di luce in fondo a un tunnel di analfabetismo e desolazione mentale. Perfetto. Mentre sulla musica io sento sempre di più persone che dicono la musica mi accompagna lungo la giornata. Quindi vuol Allora, dire che trovare il posto giusto. beh, sicuramente prima cosa potrei pensare di cominciare a scrivere anche qualche libro, visto che ho cominciato a leggere libri, hanno ricominciato, mi butto anche lì, potrei. Un bel libro su personaggio, beh, idee di business così di quasi le 6 del pomeriggio, idee di business su un personaggio che sia un musicista, perché giustamente devi anche esserci tu, e poi Sì. magari, sai, qualche ci vuole l'elemento particolare, un po'. Sì, che deve è sempre quella la questione, deve farti emozionare, se non ti emoziona non funziona, c'è qualcosa che non va. Eh beh, quello sì. Vabbè, tu però su questo qui, dai, ci riesci benissimo. Insomma, le parole non sono un ostativo per te, quindi ti vedo anche ben propenso sulla scrittura. Quindi Sì, potrebbe credo anche che mi essere. abbiano. Allora, dai commenti che quei pochi commenti che mi sono arrivati, diciamo che mi ha detto che molto, la musica arriva direttamente, quindi molto chiara. E il testo, anche quello, arriva abbastanza, nel senso c'ha quell'anda che ti resta in testa, ma non come una canzone di quelle che non ti fanno dormire la notte, diciamo. Vabbè, Quindi. da un lato penso che sia positivo il fatto che non ti martelli in testa, eh? Non vediamolo come un lato negativo. Sì, certo, bisogna dare più spazio, bisogna dare più spazio alla musica di questo genere. Abbiamo bisogno di Sì, bisogna trovare il modo per farlo. Noi intanto parliamo di te, ci facciamo portavoce per dire, ehi, attenzione, amici. Guardate che c'è un Matteo Venneri, là in quel del Friuli, che suona bene, scrive anche bene. Poi adesso lo convinciamo anche a fare un libro, dai. Parliamo un esatto, attimo poi con fra un po' Marilyn e le comincerà a scrivere un chiediamo libro. di seguirti in quest'ambito qui e dire, ehi, guarda che forse un altro. Beh, potresti fare una cosa. Lo Sono tutto orecchi. dico, dai, tanto ormai siamo. Non ci ascolta nessuno. Vabbè, allora. Fai un bel libro ipotizzando anche un bel sottofondo musicale. Ah, un libro musicale. Ah, magari ci sono i vari capitoli dove ci potrebbe essere una ipotetica colonna sonora. Fai anche un bel audiolibro. Vabbè, sì. Tu sei musicista, sei un cantautore, hai tutto, eh?
poi tu ormai hai detto che viaggi da solo, perché infatti io l'ho chiesto, ma quindi diciamo insomma il nome della band. Risposta: io non ho una band. Ho detto: fai tutto da solo come noi. Quindi a maggior ragione, caspita, tu hai tutto, sei il cuore pulsante. Di me Bisogna, stesso. vabbè, intanto già va bene fidarsi di una persona, perché quando si è già in due sai benissimo che le teste poi è difficile collaudarle. Però intanto Chiaro. potrebbero essere degli spunti. Poi insomma, magari insomma, qualche, aspetta, devo dire, diciamo, qualche occasione per magari spostarsi al di fuori anche del Friuli potrebbe anche essere una buona soluzione. Magari qualche festival musicale. Dai, adesso siamo in estate, sicuramente si trova. Anche se magari bisogna trovare quei compromessi cui dicevi tu, di farsi, magari non farsi pagare proprio. O altro dipende, no? L'investimento Appunto, dipende. personale che una persona vuole fare, però potrebbero essere delle piccole chance, no? Sì, sono tutte cose che valuti a seconda un po' però del budget che hai a Eh disposizione, beh, sempre quello. quello. Purtroppo la pecunia è quello che regge tutto il mondo. Però guarda, io ti posso dire che se fai un brano che non è coperto da SIAE, noi te lo passiamo in radio. Quindi il nostro impegno te lo diamo come radio, il nostro supporto, diciamo, te lo offriamo più che volentieri, però non deve essere Ah, boh, coperto quindi SIAE. diciamo posso, appena l'ho prodotto che è disponibile, prima di depositarlo in CI ve lo faccio mandare in onda. Esatto, poi quando lo depositi me lo dici, perché sennò mi arrivano le multe. No, però Va dai, se ne è qualcosa di nuovo che fai davvero prima di tutti i vari depositi, vieni a presentarlo qui, così lo facciamo anche sentire direttamente bene, va bene. Assolutamente. e almeno torni a trovarci, no? Non è che adesso così facciamo quelli che non si parlano più, eh? Lo Eh no, facciamo come nella adesso. vita reale. Ormai intanto ti seguiamo sui social, quindi. Appunto, non mi dispiacerebbe venir meno a questa interessante collaborazione. Poi la volta che vuoi venire a parlare di musica, ti portiamo in puntata con Paolo e ve la contate voi due, così almeno io quella sera lì riposo. Faccio la Facciamo un brava dibattito. vecchietta, che, esatto, voi vi fate un bel dibattito sulla musica e io vi ascolto dalla mia poltrona e faccio finalmente il direttore che se ne sta lì. Carezza al gatto bianco e progetto di conquistare il mondo. Direi che è perfetto. Progetti, sono in tanti che progettano di conquistare il mondo, devi metterti in fila. Vabbè, ma noi lo facciamo attraverso l'economia circolare, quindi noi siamo sostenibili anche in quello. Una progettazione però sostenibile, Ah, poco per ok, quindi volta. green. Esatto. Con i Davvero, pannelli fotovoltaici. Matteo, è stato un vero piacere averti qua. Adesso abbiamo scherzato, mi sono potuta permettere di scherzare perché insomma, ho visto che eri ben propenso, quindi ne ho approfittato per uscire un po' Ah da quella sì, ma seriosità. figurati, figurati, ci sta. Io vi ricordo che se vi siete persi la puntata, eccetera, male, brutte personcine, però vi diamo la possibilità di ascoltare di nuovo Matteo, perché ci sarà poi la replica che passa su YouTube, quindi metteremo la diretta che stiamo facendo. Andate a seguirlo, ascoltatela la musica, già che la musica deve far parte delle nostre vite, siamo una radio, a maggior ragione vi consigliamo un buon ascolto. Tanto sul video trovate tutti, poi lo vedete anche sui nostri social, insomma, trovate tutti i tag per andare a curiosare. E Matteo, davvero, io ti dico grazie di questa bella chiacchierata. Grazie a voi, è stato un piacere. Spero che vadano tutti quanti a sentire, se no botte a tutti. No, Io mi dissocio, dall'ultima affermazione. ma scherzavo, era in simpatia, non era. Facciamo un pat pat sulla spalla, come si suol dire. Sì, No, perché era per metterci un po' di brio, se no era ci sta. monotona la cosa. Bravissimo, così ci piaci. No, davvero, un buon consiglio di ascolto. E io guardo davvero, ti auguro di riuscire a farla sentire di più, farla conoscere di più e di continuare anche, non mollare, perché alla fine poi posso capire che passa anche un po' l'entusiasmo, però insomma, piano piano vedrai che ci saranno. Tu pensa sempre a quella ragazza che cantava le tue canzoni, tu è quello che devi usare come monito per dire ok, se ce l'ho fatta con lei, ce la posso fare di nuovo e noi ti sosteniamo in questo. E poi davvero, se capita di organizzare qualcosa, ben venga. Magari, magari,
Sarei veramente onorato di partecipare a queste cose. Mai dire mai nella vita. Io, insomma, sono sempre aperto a nuovi progetti, quindi mai dire mai. Anch'io. Per cui è fatta. Va bene, allora, con me, appuntamento con Gocce di Tè, ci troviamo la settimana prossima con un altro ospite, poi ad agosto andiamo anche noi un attimo in pausa estiva, riprendiamo, come sapete, la nuova stagione a settembre. Mi raccomando, seguiteci in radio, magari ogni tanto anche un pollicino sul canale YouTube non ci fa schifo, e quindi direi, ci vediamo domani mattina con me, con il buongiorno del mattino, e buona serata a tutti voi. Buona serata.